La volta che l'Italia, cioè ancora non si può parlare d'Italia perché era il regno dei Savoia, l'Italia non era unita, rischiò di fallire perché aveva stampato molta moneta. E perché aveva stampato moneta? Per affrontare le guerre risorgimentali, diciamo, unità d'Italia che iniziò al nord con la guerra contro l'Austria. Ecco, questa storia dell'unità d'Italia viene raccontata in modo alternativo da Nicola Zitara, uno storico meridionale che purtroppo adesso non c'è più, e che dice che questa questione del mezzogiorno arretrato è una storia inventata, è una storia finanziaria. Quindi cosa sarebbe servita questa storia? Per coprire il piano di Cavour, che voleva ristabilizzare la moneta dei Savoia, che ormai valeva quasi nulla, prendendosi l'oro che invece i Borbone avevano a garanzia della loro moneta al sud. Probabilmente non avevano avuto le stesse difficoltà, quindi godevano di migliori condizioni economiche. Quindi, non potendosi appropriare di quest'oro in modo diretto, perché avrebbe suscitato reazioni internazionali, progettò questo piano, e quindi questa rivisitazione viene proposta da queste associazioni Due Sicilie, che dicono che la storia dell'Unione d'Italia va riscritta. E quindi vanno riviste una serie di questioni. La prima è, per esempio, l'arretratezza del mezzogiorno, che viene proposta da molti storici cosiddetti mainstream. Quindi questa ferrovia Napoli-Portici non era un'operazione propagandistica dei Borbone, ma in realtà era la ciliegia sulla torta di un retroterra tecnologico. E quindi queste acciaierie borboniche della Sila, la Mongiana, sono un po' diventate la bandiera di questi movimenti che vediamo qui, appunto, sintetizzano la Mongiana come punto, luogo simbolo, e Nicola Zitara, che è un compianto storico, appunto, che ha scritto un tomo di finanziario pieno di dati, in cui si rilegge l'unità d'Italia in chiave finanziaria. E quindi diciamo che i Savoia, oltre a essere indebitati, cioè aver stampato molta moneta, erano anche indebitati con i banchieri inglesi. Questa è la rilettura. E dietro i banchieri inglesi c'era la massoneria che ne muoveva le fila. Quindi gli inglesi avrebbero avuto un ruolo chiave in questa questione, a questo punto, per non perdere i soldi che avevano prestato ai Savoia. E quindi c'è un altro personaggio che viene rivisto, il personaggio di Garibaldi, che qui si vede che era un massone, che i massoni pilotarono questo tentativo di separazione del sud del Brasile rispetto al nord. Quindi, curiosamente, viene chiamato l'eroe dei due mondi, perché in Brasile tentò di separare il sud senza riuscire, perché oggi il Brasile è unito, e poi fu eroe in Italia perché unificò l'Italia. Quindi c'era questo zampino dei massoni inglesi. E quindi perché Garibaldi sbarcò a Marsala? Questo sbarco viene anche rivisitato, questa barchetta di 1000 che scendono da un piroscafo trovato, raccattato miracolosamente, viene rivista in chiave diversa. Sbarcò a Marsala perché era la roccaforte dei Florio, una potenza economica del sud Italia, quindi deteneva la flotta marittima, diciamo, che andava per la maggiore. E quindi questo sbarco a Marsala sarebbe stato protetto via mare da navi inglesi, e sarebbe avvenuto nella roccaforte dei Florio al sicuro, perché sembrerebbe che questi Florio abbiano appoggiato diciamo, questo sbarco. E vediamo perché questa potenza dei Florio esisteva: perché hanno avuto un'idea. Il vino non si può trasportare via mare perché diventa aceto. Allora ebbero l'idea di aggiungere alcol e instaurarono un importante commercio, appunto, con gli inglesi. Gli inglesi, che quindi li tenevano in pugno, quindi tenevano in pugno i Florio perché erano i clienti, e a sua volta i Florio tenevano in pugno tutti i proprietari terrieri della Sicilia, perché erano fornitori, fornivano le loro uve, i loro vini ai Florio, che li trasformavano in Marsala e lo portavano agli inglesi. Quindi una catena di interessi che praticamente ha obbligato la Sicilia ad appoggiare questo sbarco.
Quindi vediamo che questa cosa viene sostenuta da questo storico Mac Smith, che dice che dopo l'unità d'Italia, infatti, i Florio ottennero grandi vantaggi economici, si unirono con la flotta predominante del nord, la Rubattino, e fondarono una compagnia, la Rubattino Florio, che sostanzialmente si impose come compagnia dominante. E quindi che successe? Qui abbiamo che questa teoria non viene appoggiata solo da topi di biblioteca. C'è uno degli ideologi del maggior partito che oggi è al governo, i 5 Stelle, Grillo, che nei suoi tour più volte ha ammesso che l'Italia ha degli scheletri nell'armadio. C'è questo, cita questo generale Cialdini. Vediamo il ruolo di questo generale Cialdini. E intanto dobbiamo premettere che sono in molti a pensare che questa conquista, facile conquista, sia stata promossa da tradimento dei vertici dell'esercito Borbone, ma tradimento che ha riguardato solo i vertici che sono stati prezzolati. In realtà la massa dell'esercito, al contrario di quanto si pensa, no, non si sciolse in abbracci con i garibaldini, ma fu deportato in massa nella fortezza di Fenestrelle sulle Alpi in alta quota, dove un grande numero morirono di fame, di freddo e di stenti, perché nell'inverno ci sono delle temperature polari. E quindi questo abbraccio tra sud e nord in realtà non sarebbe avvenuto in modo così tranquillo. E perché ci sarebbe stato bisogno di questo generale Cialdini? Perché al sud, diciamo, l'esercito, che a questo punto chiamiamo l'esercito di occupazione, imposte delle pesanti tasse, ma delle tasse odiate perché erano una cosiddetta flat tax, colpiva in particolare la popolazione povera. Avevano ideato un meccanismo, un contagiri che applicavano ai mulini, e quindi ogni mugnaio, in base ai giri della sua ruota, doveva pagare una tassa, e di questa tassazione colpiva in modo gravoso le popolazioni povere, che, diciamo, il pane è un elemento fondamentale. Ma oltre a questo, ci fu l'introduzione di un lungo servizio di leva, rinforzato da una legge, la legge Pica, che puniva severamente i parenti, quindi i parenti dei retinenti, degli obiettori, venivano puniti, non quasi, ma a livello di chi disertava, e questa legge è diventata odiosa. Quindi tutte queste cose hanno scatenato un movimento di ribellione che gli storici hanno dipinto come il brigantaggio, quindi un qualcosa che erano dei ladruncoli che si aggiravano per le montagne, mentre in realtà sembrerebbe che la realtà storica fu una lunga lotta di resistenza che impegnò questo generale Cialdini con un nutrito truppe del nord, che furono impegnate a reprimere questo movimento di ribellione. Quindi ci sono questi briganti, questo movimento revisionista, li chiami briganti resistenti, non criminali. E quindi fu questa la causa per cui si scatenò un'emigrazione in massa verso le Americhe.